Allora, ciao a tutti voi formatori, coach, tutti quelli che fanno formazioni. In questo video volevo darvi qualche informazione in più sulla differenza di virtual meeting, e-learning e video conference, virtual meeting, rispetto a quelle che sono definiti oggi competitor o concorrenza. Perché avete qualche elemento in più per valutare la soluzione nel suo modo di rispondere al vostro bisogno e ai vostri problemi. Voi state cercando una soluzione e-learning per poter fare, sono due le situazioni in cui voi vi trovate. O siete in cerca di nuovi progetti, di iniziare con delle soluzioni di learning o video coach, cioè passare da una formazione residenziale con la vostra aula a integrarla in una soluzione online, cioè offrire i vostri corsi online. O due, siete in cerca di un'altra soluzione rispetto a quella che voi avete usato per mille motivi, perché sono soluzioni americane, non vi rispondono all'assistenza, non vi danno un servizio seguito, per quello siete stanchi di dover chiedere ogni cosa e non avere risultato, e poi dei prezzi che sono fuori al vostro portafoglio o rispetto a quello che è il ritorno dell'investimento rispetto a quello che può essere un vostro progetto. Se voi vi trovate in queste due condizioni, la soluzione virtual meeting fa per voi. Perché? Prima di tutto rispondo al primo problema, anche perché vi rispondo perché ho messo giù il telefono 10 minuti fa con un possibile cliente, il quale arriva da una soluzione di videoconference tedesca molto conosciuta, Eating, non faccio il nome, il quale mi dice: ma io ho una soluzione dove non vi è una personalizzazione, l'utente entra con un link che è quello diciamo dato dalla società, mentre voi avete con in nostra soluzione avete i vostri domini personalizzati, avete i loghi personalizzati, avete le intestazioni personalizzati, i piedi pagina personalizzati, utilizzate il vostro dominio perché gli utenti entrano dal vostro sito internet e non da quello di virtual meeting, lo personalizzate con un banale iframe che cioè un codice in sostanza vi fa entrare, per quello avete una personalizzazione lato utente che è very very good, ok, per quello avete questa possibilità, per quello l'utente è questo. Poi avete un servizio che noi offriamo, che è un'assistenza italiana, perché il prodotto è italiano, noi vi seguiamo, ci chiamate, vi rispondiamo, abbiamo tanti mezzi di comunicazione per rispondere, dall'email a Skype alle telefonate ai telefoni personalizzati per chi ha un certo profilo di assistenza, ci chiamate e noi vi risolviamo non solo problemi della piattaforma ma anche modo di operare e riconnettersi con altri sistemi, perché fare formazione online vuol dire anche entrare in altre logiche, ok? Questo è quello che noi vi possiamo dare per chi ha bisogno di un'assistenza italiana, ok, questo the very different, personalizzazione eccetera. Poi chi si approccia la prima volta alla formazione online ha anche bisogno di che cosa? Di una formazione, di aiuti, dei case history italiani, conoscere il vostro settore formativo, ok? Allora diamo qualche chiarimento, perché in base al case history, cioè quali clienti usano virtual meeting e learning, le dinamiche processuali, facciamo alcuni esempi così potete capire dove siamo noi immersi nella formazione e non solo vi vogliamo appoppiare una soluzione di videoconference. Io sono un formatore, sono un certificatore ISO 9001-2008, il mio socio, che è quello informatico, è esattamente un formatore in ambito informatico, abbiamo un docente di scuole superiori a suo tempo che faceva processi e abbiamo tra i soci un professore di matematica. Così andiamo anche nel concreto, da dove arriviamo noi. Da qui, io essendo un certificatore, ho impostato un processo di formazione. Vediamo alcuni casi, così almeno chiudiamo anche questo discorso, che vuol dire la differenza. Cioè noi non vi stiamo dando soluzioni, vi stiamo offrendo un progetto di formazione. Uno, mi possono arrivare quelli che chiedono corsi di sicurezza, il cosiddetto accordo Stato-Regione, vi sono dei processi, noi abbiamo determinato i processi di tracciabilità per chi va a erogare formazione live e learning per quanto riguarda l'ambito della sicurezza. Questa mattina mi ha chiamato un'associazione che fa corsi per amministratori di condominio, i processi previsti dal DM eccetera eccetera sono ovviamente in linea con, sì, perché abbiamo ovviamente dei clienti, abbiamo l'associazione condomini a livello italiano, punto, Milano che utilizza Ampi, che usa il nostro prodotto, punto, e andiamo avanti. Abbiamo settore medicale, tutto quello che è la normativa per poter rilasciare i corsi
e i crediti CM, cioè il cosiddetto Agenas, sì, abbiamo anche quello, e sì che abbiamo anche quello, vai, che ha un processo particolare e abbiamo una specifica nell'e-learning che permette questo. Andiamo a prendere gli ingegneri, abbiamo corsi per ingegneri, anche lì secondo le normative, punto. Abbiamo corsi in ambito GIS e quant'altro, per quello anche lì sì. Abbiamo attività per formatori in ambito progettuale, cioè attività di formazione, sì. Abbiamo un bellissimo caso di EUC che ci permette di fare formazione direttamente da Bruxelles e da Lisbona, un molto bello di europrogettazione, così diamo un po' di input. Abbiamo tutto e di più, potrei andare avanti per mezz'ora perché conosciamo i processi formativi di tutto. Io quando parlo con voi vi chiedo che cosa, vi chiedo di dirmi per quale settore voi operate, perché ve lo chiedo, in modo tale da poter sapere se la nostra soluzione è fatta per voi e di darvi degli aiuti, come altri hanno già progettato dei corsi che funzionano. Questa è la differenza, perché vi diamo consigli per utilizzare magari dei contenuti più efficaci, meno efficaci. Ecco perché vi ho fatto l'esempio di corsi. Abbiamo corsi in ambito alimentare e sportivo, ok, che sono veramente importanti. Non posso che riprendere in questo video un amico, l'amico Molitech, che fa dei corsi in ambito GIS e quant'altro. Per quello abbiamo tutto questo mondo di persone che fanno, ho preso il caso di Molitech da anni che è con Virtual Meeting e-learning, ok, lavora con noi, rinnova ogni anno, perché semplice, veloce e immediato, sa che noi dietro Virtual Meeting ci sono delle persone. Allora, se non bastano queste analisi che vi ho portato per comparare la concorrenza e l'altro, state commettendo un errore nel scegliere un fornitore. Il fornitore deve darvi delle risposte ad un vostro obiettivo finale, fare business con l'e-learning. Queste sono alcune differenze che potete trovare noi e il nostro modo di approcciare rispetto alla concorrenza. Io mi sono messo in prima linea, io ci metto la faccia, ci metto il tempo e sono a vostra disposizione come formatore, ed ecco qua il motivo per continuare a cliccare qua sotto, provare la demo e iniziare a fare un percorso con noi. Io sono sempre per l'idea, step by step, cominciate con un progetto di 3 mesi, ci provate e poi investite un anno, 2 o 3 anni con noi. Ok, anche di più non fa male, però cominciamo a ragionare insieme, vedrete le differenze. Noi lavoriamo e conosciamo le differenze con la concorrenza, ok? E non posso dimenticare che qui non si usano software, non si installa. Quando si installa, metto in condizione l'utente di non fare la formazione. Questo è la differenza, eccetera. Noi stiamo aiutando coloro che vogliono iniziare a fare business o coloro che vogliono cambiare, fare un altro passo in avanti rispetto alle soluzioni usate in precedenza, che le usano poco perché sono difficoltà ad usarle. Voi in 10 giorni della demo sarete in grado di far partire uno, se non più, corsi completamente attivi. Signori, cominciate a provare la demo qua sotto e buon lavoro a tutti voi. Da qui sempre una fantastica giornata in un bel prato dove la libertà è la cosa migliore. Grazie a voi.